Alla vigilia dell'ultimo giorno di lezioni nella nostra regione, mobilitazione del mondo della scuola a Pescara per chiedere di cambiare il decreto sostegni bis e ottenere misure urgenti. In Abruzzo sono 1.586 posti disponibili per le immissioni in ruolo, per questo motivo c'è bisogno di un intervento immediato per consentire di poter riaprire a settembre con il personale docente necessario per garantire l'offerta formativa programmata. Le scuole chiedono di poter lavorare con organici adeguati, con tempo scuola disteso, con classi non numerose, per dare alle studentesse e agli studenti una scuola pubblica di qualità. La scuola pubblica ha bisogno di interventi straordinari perché c'è un precariato diffuso. Dopo le domande di trasferimento accolte, abbiamo oltre 1.500, quasi 1.600 posti disponibili nella nostra regione. A questi vanno aggiunti i posti che riguardano il cosiddetto organico Covid, che sono altri 1.900 posti, per cui in Abruzzo rischiamo di avere un anno scolastico, il prossimo 2021-22, con oltre il 20% di personale precario. Dobbiamo evitare che si faccia ciò e quindi occorre un piano di reclutamento straordinario, occorre che l'amministrazione dia il tempo scuola richiesto dalle singole istituzioni scolastiche, consenta lo sdoppiamento delle classi, consenta di dare il tempo pieno, il tempo prolungato alle scuole che lo richiedono. Abbiamo bisogno di interventi e non soltanto di promesse. Il patto per la scuola andava nella direzione giusta, ma ci pare che invece i provvedimenti che stanno mettendo in atto il governo e in discussione in Parlamento vadano in direzione completamente diversa. Dobbiamo investire nella scuola pubblica, per investire occorrono risorse certe ed impegni concreti.